Non è un'inchiesta giornalistica, o non solo quantomeno, ma è un lavoro di ricerca e anche di analisi attraverso tante voci importanti, da Noam Chomsky a Yanis Varoufakis a Henry De Luca, in cui si capovolgono tutta una serie di convinzioni diffuse e si ragiona sulla politica economica dell'Occidente. È Pigs, che è un documentario, ma anche qualcosa di più o d'altro, e è firmato da Federico Greco e ha una voce fuori campo che è quella di Claudio Santamaria. Pigs, lo dico così con due I, proprio perché è la sigla che forse molti di voi già conoscono e che indica i paesi che hanno un debito pubblico cosiddetto insostenibile, ovvero Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. Non è la prima volta che un'opera viene dedicata ai Pigs, ci sono anche delle opere teatrali che sono state recentemente prodotte da drammaturghi contemporanei su questo argomento, perché naturalmente questa sigla, che è scritta tutta in maiuscolo, può essere letta all'inglese anche come maiali, quindi in senso dispregiativo da parte invece dei paesi che il debito ce l'hanno sostenibile. E allora, dato che Pigs è in sala proprio in questi giorni, ne parliamo con Federico Greco e naturalmente l'intervista è di Barbara Sorrentini. Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi a combattere l'austerity, un documentario che in questi giorni è in diverse sale d'Italia. Ne parliamo con uno degli autori, il regista Federico Greco. Io Io sono uno dei tre registi, ci Sì, sta anche Adriano Cutraro e Mirko Melchiorre. certo. Comincerai insomma dal progetto, insomma dall'idea di raccontare, insomma, cioè di dare questa visione il più possibile corretta, mi verrebbe da dire, su temi appunto legati all'economia e sotto di combattere l'austerity, evidentemente sottotitoli c'entra. Certo, sì. Ma appunto hai detto bene, è possibile corretta perché l'argomento è molto spinoso e ci sono teorie contrapposte da decenni su questo argomento. Infatti quella che adesso sta girando in sala in diverse città italiane è la 19ª versione del montaggio, perché abbiamo fatto diversi test, abbiamo fatto vedere il film prima a diverse persone, diciamo così, quelli che noi chiamiamo i supervisori economici, per capire se avessimo detto delle cose inesatte. Però in realtà l'obiettivo principale è un altro, l'obiettivo principale è rendere calda l'economia, rendere calda e, come dire, attraente una scienza così complessa, perché riteniamo, come dice Rampini anche nel nostro film, che gli italiani, soprattutto secondo gli studi dell'Ocse, sono gli ultimi per quanto riguarda la conoscenza dell'economia, e riteniamo, come dice Paolo Barnard sempre nel film, che l'economia è tutto, nel senso che purtroppo la nostra società gira intorno a scelte di politica economica. E quello che diciamo nel film è che queste scelte di politica economica da qualche decennio sono completamente sbagliate. Sono apparentemente una cura per il male, cioè una cura per la crisi, ma in realtà parrebbe proprio che questa cura è peggiore del male. Tra l'altro, tornando un attimo al titolo, Pigs era un acronimo per definire gli stati un po' più sfortunati, inferiori, e tra questi c'è l'Italia, quindi magari anche questo è stato forse un po' uno spunto di partenza e di riflessione. Perché Pigs? Sì, certo, quello è sicuramente stato uno dei trampolini. Quando leggemmo questo articolo dell'Economist, che era stato scritto tra il 2008 e il 2009, che appunto in maniera volutamente dispregiativa chiamava Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna maiali, perché appunto, come dice Chomsky, avrebbe potuto usare l'acronimo in tutt'altro modo, invece ha scelto proprio di un acronimo che significasse maiali, porci. E quando abbiamo letto abbiamo detto, e all'epoca stavamo già studiando parecchio questo argomento, perché appunto avevamo letto Il più grande crimine, un saggio di Paolo Barnard, Il più grande crimine, e da lì abbiamo fatto centinaia di incontri, abbiamo partecipato a centinaia di riunioni, di convegni, letto decine e decine di libri. Quando abbiamo scoperto questa cosa ci siamo detti, beh, però, voglio dire, ci devono anche offendere, non mi pare giusto, e Esatto. ci siamo anche resi conto che i motivi per cui loro ritenevano di doverci offendere erano anche completamente sbagliati, perché il motivo tecnico è che noi saremmo pigs perché abbiamo
un grosso problema di insostenibilità del debito pubblico. E per esempio nel nostro documentario, anche attraverso del materiale di repertorio internazionale, noi dimostriamo, ma non è che noi lo dimostriamo, noi lo mostriamo cose che altri hanno dimostrato, che in realtà il debito pubblico alto, cioè superiore al 70%, che è uno delle regole di questa Eurozona, di questa Unione Europea, non è un problema. In realtà ci sono decine di esempi in tutto il mondo di paesi che hanno debiti pubblici ben più alti e sono in enorme crescita. Ci sono testimonianze autorevoli e importanti che ovviamente rafforzano anche la tesi, o meglio il racconto che voi volete fare, intanto come li avete insomma convinti a parlare in questo documentario, e poi c'è la voce di Claudio Santamaria, che fa da filo conduttore a tutto il film. Sì. Guarda, tutte le persone che hanno collaborato a quel livello, cioè tutte le persone, gli intervistati e la cooperativa, perché raccontiamo anche la storia di una cooperativa di Monte Rotondo, il Pungiglione e Claudio Santamaria, hanno tutti partecipato perché hanno trovato il progetto interessante e hanno ritenuto che fosse forse la prima volta che si riusciva a parlare di questi argomenti così importanti ma così complicati al cinema. Tutto questo nonostante il fatto che sia stato davvero molto complicato, perché per esempio Noam Chomsky, che vive a Boston, insegna all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, è stato molto complesso tracciarlo, ci abbiamo messo 8 mesi e 8 no, perché ha un calendario fittissimo, è sempre in giro per il mondo, però poi alla fine quando è riuscito a liberarsi, anche grazie alla nostra insistenza e alla nostra faccia tosta, quando ci ha dato l'intervista è stato straordinario, tutti ci hanno dato un'intervista, sì, in maniera gratuita. Sì, poi lui è uno che sembra sempre crederci molto alla causa, no? Per cui appunto magari non lo trovi, ma nel momento in cui c'è. Esatto, perché lui è un linguista ma anche un attivista di lungo corso. Sì, per gli altri no, è stato un po' più facile per gli altri, devo dire, però per esempio appunto Paul De Grauwe, che è un più grosso monetarista, vivente, che insegna alla London Economic School, siamo dovuti andare a Londra, insomma è stato complicato anche dal punto di vista non solo logistico ma anche economico, eppure questo è un film che è costato davvero molto poco, perché economicamente e finanziariamente è tutto sulle nostre spalle, e infatti abbiamo dovuto fare una raccolta fondi, un crowdfunding su internet. Abbiamo raccolto 15.000 euro, grazie a quelli siamo riusciti a pagare tutte le spese vive, ce ne mancano ancora diversi di soldi da pagare, però contiamo che di poterne guadagnare qualcuno per coprire tutte queste spese ulteriori. Senti, che reazioni sta avendo il film? Sia anche quelle più che fanno dibattere di più, se ce ne sono. Sì. Allora, tendenzialmente, e per tendenzialmente intendo 90-95%, noi siamo davvero sorpresi del fatto che il film è accolto con un entusiasmo incredibile. Ne è prova, perché ovviamente mi si potrebbe tranquillamente non credere, sono il regista e non posso dire il contrario, ne è prova il fatto che in tutta Italia decine e decine, se non centinaia di persone stanno tentando e ci riescono di organizzare proiezioni nella loro città per loro e per tutte le persone che conoscono, perché chi ha visto il film dice loro che il film è bello, che va visto, perché evidentemente apre delle porte di conoscenza che prima sono sempre state o chiuse oppure non troppo, come dire, pubblicizzate, e organizzano proiezioni continue, infinite. Noi le gestiamo chiaramente, nel senso che diamo loro un mano attraverso Andrea Cirla di Phil Rouge Media, che è il nostro straordinario distributore. E le reazioni sono appunto eccezionali. Noi sappiamo che nelle sale cinematografiche la gente piange e applaude alla fine di ogni ripresa, sappiamo di persone che escono urlando criminali dopo aver visto il film. Sì, insomma, reazioni emotive che di fatto poi toccano un po' tutti i cittadini. Sì, e poi chiaramente ci sono state anche delle critiche, per esempio ci è stato detto che nel nostro film non c'è contraddittorio. È vero, però appunto è che noi abbiamo una precisa idea politica ed etica di mondo e vogliamo raccontare quella. In più l'idea opposta è su tutti gli schermi e su tutti i giornali e su tutti i media da decenni.
quindi non aveva senso accoglierla in un film che la vuole confutare. Nel senso che, insomma, questo è un film per il cinema, non è una puntata di, non so, Porta a Porta o di una trasmissione giornalistica, un talk show di Santoro, dove vige lì per legge, o vigeva per legge la par condicio. È cinema, al cinema il proprio film, ognuno lo fa come lo reputa giusto. Poi io dico sempre che la par condicio in realtà non è proprio questa cosa equilibrata, perché in realtà se per la par condicio devo invitare due persone che la pensano diversamente, ma gli faccio la domanda quanto fa 2 più 2, una persona mi dice che fa 4, una persona mi dice che fa 5, per la par condicio 2 più 2 fa 4,5, il che è ovviamente assurdo. Benissimo, Federico Greco, grazie. Pigs al cinema in varie sale d'Italia con una distribuzione un po' dal basso, però insomma il film si sta vedendo, quindi sì, bisogna andare a vederlo perché resti. Grazie mille. Ciao, grazie.